Quattro pareggi e una sconfitta nella 14ª giornata di Serie D che non regala gioia ai colori abruzzesi. Il Castelnuovo perde il primato ma si salva a Tolentino dopo essersela vista davvero brutta contro i Cremisi che nella ripresa piazzano un 1-2 che potrebbe sembrare ferale grazie a Severini. Due reti di bellissima fattura, quelle dell'attaccante marchigiano, ma che non fiaccano. Il Castelnuovo che riapre i giochi con Casimir e in pieno recupero acciuffano il 2-2 definitivo con Bregasi. Mercoledì si torna in casa per un impegno morbido sulla carta contro il fanalino di coda Atletico Porto Sant'Elpidio. Penso che forse sia stata la partita in cui abbiamo sofferto di più. Il Tolentino ha fatto davvero una grandissima partita. Forse avrebbe meritato anche la vittoria, anche se noi non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto e alla fine l'abbiamo ottenuta, abbiamo ottenuto questo pareggio che magari, proprio come dici tu, a due minuti alla fine sembrava impensabile, però questi ragazzi non smettono mai di stupirmi. Del pareggio non approfitta il notaresco che al ditella di Vasto Girardi non va oltre lo 0-0 pur giocando. Un ottimo match, Banegas e Dos Santos ci provano, ma il giallo è quasi allo scadere quando Palumbo segna di testa da corner ma l'arbitro annulla perché la traiettoria dalla bandierina ha portato il pallone per qualche istante fuori dal rettangolo verde prima di rientrare. Rosso-blu che nell'infrasettimanale affronteranno la Recanatesi alla Savini, mentre a campo basso arriverà l'altra vice capolista Rieti. Delude ancora il Pineto che non va oltre l'1-1 contro l'Aprilia. Laziale avanti in apertura di gara con Ruben Olivera all'11, di Amaolo ci prova, il tecnico passa nella ripresa anche ad un 4-3 più spregiudicato trovando la rete della parità con la testata di Ciarcelluti, che non basta però a rilanciare le ambizioni di una formazione, quella pinetese, che in settimana dovrebbe vedere qualche altro arrivo, come ad esempio in attacco quello del belga ex agnonese Jean-François Mbouba, quest'anno già a segno contro l'Avastese. Intanto dopodomani c'è la trasferta di Castelfidardo. E la squadra non posso rimproverare niente, è chiaro, dovevamo prestare un po' più attenzione e su, diciamo, il gol segnato dalla squadra avversaria, secondo me è stata una leggerezza, però ecco, non vorrei dare la croce al nostro portiere. Dopo 5 minuti prendi un gol e in quel modo è chiaro, a livello psicologico la squadra ha accusato il colpo, è inevitabile, però ha avuto un grande carattere, una grande rabbia, soprattutto nella seconda frazione, e a imporre il proprio gioco, e a quel punto pensavo che ce la facessimo a ribaltare il risultato. Vastese che a Genzaro va sotto contro la Cinzia Albalonga per effetto del diagonale chirurgico di Oggiano, ma ha la forza di impattare grazie alla terza rete in altrettanti match di Leandro Martinez. Aragonesi che giocano l'ultima parte di gara in superiorità numerica per il rosso a Gagliardini, ma non riescono a perforare la retroguardia di casa. Vastese in decisa ripresa e che mercoledì ospita tra le mura amiche il Tolentino, con la Cinzia Albalonga che invece in serata dà il ben servito al suo tecnico Mauro Venturi. E veniamo, questa è, non ricordo neanche che partita è in 20 giorni, e quindi dovevi accelerare, e anche fisicamente abbiamo fatto tre cambi, però non tutti avevano le gambe, con un campo anche pesante e contro una squadra di grandissimo spessore, e quindi secondo me potevamo fare meglio, potevamo fare qualcosa in più. C'è da recriminare qualcosa, però i ragazzi hanno dato tutto, e quindi quando c'è questo c'è il rammarico, sì, però c'è anche la serietà e l'onestà professionale di aver dato il massimo. Sconfitta l'ennesima in questa stagione Alfadini per il Giulianova, terzultimo della classe, che cede 2-3 col Castelfidardo. L'ex Daniel Giampaolo firma una doppietta prima del calcio di rigore di Paudice che accorcia le distanze. Tris marchigiano con Puca prima della rete di D'Antonio a tempo scaduto, che non riesce però ad indorare una pillola amarissima per i giallorossi, che avranno una settimana intera per preparare la partita con il notaresco, sempre Alfadini, di domenica prossima, visto che l'infrasettimanale colmatese sarà rinviato per questioni legate alle positività in casa campana.